Ci troviamo con il sindaco di Portoguaro, senatore, a Predipoz, una frazione molto viva anche sul piano così di carattere culturale e sociale. Oggi ospitano proprio una delle eccellenze di Portoguaro, che è il Sandro Pertini, un'associazione legata alla terza età che ha attraversato un momento così di difficoltà, ma che dal numero dei presenti, dei partecipanti oggi, dà l'impressione di averla superata. Il presidente Artino ha proprio anche affermato che è stato possibile anche per una forma di collaborazione e di indirizzo avuto con l'amministrazione comunale. Il mondo del volontariato è un mondo particolarmente vivo, e come in tutte le associazioni ci sono momenti di confronto, momenti di verifica, e anche il centro Pertini ha avuto questo momento di confronto e di verifica. Mi sembra però di poter dire che oggi i risultati siano assolutamente positivi, tanti presenti, tante persone ben motivate a partecipare, un momento di grande convivialità, un momento sicuramente travoco anche di ballo e quindi divertimento. Permettetemi un ringraziamento all'associazione che gestisce i festeggiamenti di Predipozzo, che ha voluto quest'anno ospitare questo evento del Centro Pertini. I miei migliori auguri a tutti i soci del Centro Pertini e a tutti coloro che vorranno contribuire a far crescere non solo la realtà del Pertini, ma tutta la realtà del volontariato di Portoguaro. Sindaco, questo è un esempio di sinergia tra associazioni. Se le associazioni superano i propri campanili, mettiamolo tra virgolette, abbiamo la possibilità di ottenere grossi risultati come quello di oggi. L'associazione di Predipozzo, il Pertini, hanno dato un importante segnale. Lei ha detto molto bene, momento di sinergia, ha detto ancora meglio, superiamo i campanili, ma non è solo una strategia che devono attivare le associazioni di volontariato, è una sinergia, una modalità, un atteggiamento che si deve avere come abito continuo anche tra amministrazioni locali a livello più generale in un territorio vasto. Ritornando al ragionamento delle associazioni, ben venga l'utilizzo di tante risorse affinché il risultato sia sempre più buono e sempre più importante.